Lo Sport, in collaborazione con Central Car, unica concessionaria Subaru per Alessandria e provincia. Nuovo showroom in via Marengo 151 ad Alessandria. Tutta la gamma Subaru in pronta consegna e assistenza tecnica qualificata. Domani l'Alessandria in trasferta affronterà il Cittadella. La squadra veneta, allenata da mister Roberto Venturato, è al terzo posto in classifica, quota 17, con 3 punti in più dei grigi. La gara, che avrà inizio, come dicevamo, domani sabato alle ore 15, per mister Angelo Gregucci sarà una prova, anzi una riprova, del suo operato, che già conta 3 successi, 2 vittorie ed un pareggio, quello di Bassano, contro i veneti. Il mister potrebbe far giocare la stessa formazione che ha battuto domenica scorsa per 4-1 il Renate. Qualche dubbio per Boniperti e Terigi. In Serie D sono attese le gare delle 4 squadre alessandrine, soprattutto il Dertona che affronta la capolista caronese. L'Acqui invece ospiterà l'Ottolenghi e la Pezzanese. La Novesi in trasferta a Borgosesia, mentre il Castellazzo aspetta la squadra di Arma di Taggia, l'Argentina. Lo Sport, in collaborazione con Central Car, unica concessionaria Subaru per Alessandria e provincia. Nuovo showroom in via Marengo 151 ad Alessandria. Tutta la gamma Subaru in pronta consegna e assistenza tecnica qualificata. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. È stato il pubblico delle grandi occasioni quello intervenuto mercoledì 28 ottobre all'inaugurazione di Art Gallery, la nuova galleria d'arte in via Gramsci 57 ad Alessandria. Autorità, addetti ai lavori, artisti, appassionati hanno potuto ammirare la splendida originalità di questa nuova realtà culturale, al servizio non solo dei collezionisti, ma di tutti coloro che desiderano avvicinarsi all'arte, con la possibilità di ammirare un'ampia gamma di opere dal rilievo anche internazionale. La filosofia dell'art director della galleria Federico Bonfiglio, già collezionista di arte moderna e contemporanea, è quella di superare le mode effimere con l'obiettivo di offrire opere dal contenuto alto, giovane, dinamico. L'inaugurazione è avvenuta con una personale di Giorgio Laveri, artista tra i più significativi del panorama internazionale, che attraverso la ceramica, il suo mezzo espressivo più comune, ha attivato più di 300 eventi in Italia e nel mondo. Non ci rimane che formulare i migliori auguri alla nuova galleria Art Gallery, facendo nostro il motto: coloro che lavorano con le mani, con la testa, con il cuore, sono artisti. Il comune di Castelletto d'Orba invita la cittadinanza domenica 1 novembre alle ore 15 alla cerimonia per l'installazione delle nuove targhe in ricordo dei caduti castellettesi della Prima Guerra Mondiale. La manifestazione, organizzata nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario della Grande Guerra, si terrà in Viale del Cimitero e per l'occasione si esibirà il coro alpino Le Rocce Nere di Rossiglione.